Ameria Radio presenta la musica di Ameria Radio, a cura di Maria Teresa Ferrante. Buonasera e benvenuti alla musica di Ameria Radio. Questa sera ascolteremo composizioni di Ludwig van Beethoven. Iniziamo subito con il Rondò per pianoforte e orchestra in Si bemolle maggiore, è un allegro. Il Rondò è una composizione che è stata trovata tra le carte di Beethoven dopo la sua morte e fu inclusa nel catalogo compilato per la vendita all'asta del 5 novembre del 1827. Fra i lavori abbandonati, incompiuti e autografati, al numero 177 con il titolo di Rondò con orchestra per pianoforte sconosciuto. Il manoscritto originale è stato ritrovato soltanto nel 1898 ed è oggi conservato nell'archivio della Società degli Amici della Musica di Vienna. Lo ascoltiamo. E gli interpreti sono al pianoforte Sviatoslav Richter, accompagnato dalla Wiener Symphoniker e diretti da Kurt Sanderling. Thank you.
proseguiamo il nostro ascolto, sempre in compagnia di Ludwig van Beethoven ed esattamente con le 8 variazioni per due oboi e corno inglese in do maggiore sul tema La ci darem la mano di Wolfgang Amadeus Mozart. Queste variazioni furono eseguite il 23 dicembre 1797 al Teatro di Corte in un concerto di Beethoven, che era molto attento alle innovazioni della tecnica costruttiva. Scrisse le parti dei due oboi senza eccedere mai l'estensione dello strumento a due chiavi, e mentre la parte del corno inglese richiede uno strumento ad almeno quattro chiavi, che all'epoca era un'assoluta novità. Ascoltiamo dunque le 8 variazioni per due oboi e corno inglese in do maggiore. Ce la faranno ascoltare agli oboi Heinz Holliger e Hans Ehlers, e al corno inglese Maurice Burg. Thank you.
Ascoltiamo ora 12 danze tedesche per orchestra. Ce la farà ascoltare la Kammerorchester di Berlino, diretti da Helmut Koch.
Wilhelm Kempff al pianoforte ci fa ascoltare la scozzese in mi bemolle maggiore.
concludiamo la serata con la Fantasia Corale in Do minore, opera 80, nei movimenti Adagio Allegro, Meno Allegro, Allegretto, ma non troppo. La Fantasia è da collegarsi al concerto del 22 dicembre 1808 a Vienna, il cui programma, tutto beethoveniano, doveva concludersi con la Quinta Sinfonia in prima esecuzione. Secondo una testimonianza di Carl Czerny, per non rischiare un boccone così grosso alla fine della lunga serata, Beethoven decise di piazzare in quel punto un brillante pezzo di chiusura. Pertanto, sempre nel ricordo di Czerny, e queste sono le sue parole, scelse il motivo Idi, un Lied composto molti anni prima. Vi incluse le variazioni e il coro, mentre il poeta Kufner, con suggerimenti di Beethoven, dovette rapidamente metterci su nuove parole. Così è nata la Fantasia, con coro opera 80, che fu allestita tanto in fretta che quasi non si trovò il tempo di provarla. Ascoltiamo dunque la Fantasia Corale in Do minore, opera 80 per pianoforte, soli, coro e orchestra, al pianoforte Sviatoslav Richter, accompagnato dal coro dell'Accademia di Stato russa e dalla grande orchestra sinfonica della TV e della radio russa, direttore Kurt Sanderling. Thank you.
Radio ha presentato La musica di Ameria Radio, a cura di Maria Teresa Ferrante.